Parte da oggi e va avanti per 2 settimane l'iniziativa della Fondazione Gianti d'Abruzzo Aspettando la Scuola per accompagnare i bambini dai 6 anni in su verso il rientro in classe. 2 settimane di attività ludico-ricreative che si svolgeranno all'interno dei musei Cascella e delle Gianti d'Abruzzo in un ponte di unione tra le attività estive e quelle invernali messo in campo dalla Fondazione, come spiega il vicepresidente Luigi Di Alberti. Questa è un'iniziativa storica della Fondazione Museo delle Genti, è un ponte che unisce le attività estive che di consueto la Fondazione ha sempre organizzato, nel caso di specie estate musei a cielo aperto, quindi un'attività che viene svolta all'interno del Museo Cascella e nei parchi, quest'anno Parco Sabucchi, dai primi di giugno alla fine di agosto. È stata un'iniziativa che ha avuto un successo incredibile come tutti gli anni. Quest'anno, con la normativa un po' più larga, abbiamo avuto il sold out praticamente tutte le settimane. Purtroppo molti bambini sono rimasti fuori dalle prenotazioni. Anche quest'anno, di consueto, come tutte le altre stagioni, abbiamo organizzato questa attività, che è un'attività storica sempre della Fondazione Aspettando la Scuola, che è un ponte fra museo a cielo aperto e le attività invernali, un'attività che dura programmata per 2 settimane, quindi da oggi fino alla riapertura della scuola, e si svolge sia presso il Museo Cascella che il Museo delle Genti. I laboratori hanno ad oggetto l'approfondimento curriculare di programmi già svolti a scuola, e quindi dai bambini, l'età è sempre dai 6 ai 10-11 anni, e avranno ad oggetto sia la storia di Pescara, quindi Ostia Terni, un laboratorio è su vita da Egizi, e un altro laboratorio è su animali sull'arte, e un altro invece laboratorio è sull'approfondimento delle civiltà del Mediterraneo. Sono laboratori che prevedono attività manuali per i bambini, quindi per accrescere la manualità dei bambini, e quindi attività di disegno, di costruzione di oggetti e realizzazione di piccole sculture. Ci saranno poi anche altre attività invernali che partiranno. Noi come Fondazione, sapete, gestiamo sia il Museo Cascella che il Museo delle Genti. I musei in questo periodo, diciamo, abbiamo sofferto abbastanza per la normativa Covid. In questo periodo siamo aperti, diciamo, 4 giorni a settimana, e abbiamo in programma comunque una serie di mostre all'interno del Museo delle Genti fino alla fine di dicembre, e stiamo programmando le attività per l'anno, per il 2022, sempre nel rispetto alle normative Covid, e con la riapertura della scuola ripartiranno anche i consueti laboratori pomeridiani per i bambini, e speriamo anche per gli adulti.